Un'attenzione diversa verso le terme di Montecatini, che hanno rappresentato credo tantissimo per la Toscana e che abbiamo la forte sensazione che siano state molto dimenticate. Riportare Montecatini e le sue terme al centro dell'agenda politica, perché rappresentano un patrimonio per l'intera Toscana, passando dalle parole ai fatti. Sotto un cielo coperto da nuvole di pioggia, la città termale ha fatto sentire la propria voce, arrivando con alcune centinaia di persone davanti alla sede della Regione. In piazza del Duomo, albergatori, commercianti, rappresentanti delle associazioni, politici, amministratori, anche di altri centri della Val di Nievole, hanno manifestato, uniche bandiere sventolate, quelle azzurre che richiamano l'emblema della città. A riceverli l'assessore al termalismo Federica Fratoni. Il consiglio era in trasferta a Laterina, in provincia di Arezzo, in seduta solenne per il giorno del ricordo, e che nei giorni scorsi ha annunciato la proposta di acquisto da parte della Regione del tettuccio. Una misura che è già un bel segnale, perché comunque esistono praticamente due passaggi, detto in maniera molto sintetica: risanare la società e poi rilancio. Penso che questa sia una cosa per risanare, e poi dopo si passerà alla fase del rilancio. Noi chiediamo che si passi dalle parole, dagli annunci ai fatti, e che questo annuncio diventi concreto, perché il futuro del nostro territorio, dei nostri figli e in generale del turismo toscano passa anche dal rilancio delle terme, e la Regione non ci deve abbandonare. Siamo qua tutti insieme a chiedere che non ci abbandoni e che faccia come altrove, cioè che metta delle risorse per il salvataggio delle terme, perché è il salvataggio dei nostri figli e del nostro futuro. Dopo anni di lavoro faticoso, nei quali comunque siamo riusciti a garantire il lavoro delle terme, l'apertura, l'erogazione di servizi, è chiaro che per poter parlare di rilancio dobbiamo chiudere un conto col passato e da un lato salvaguardare la proprietà pubblica delle terme Tettuccio, che sono un bene monumentale, sono il cuore del termalismo e del liberty toscano, quindi immaginare che possano cadere nelle mani delle banche che su quel bene hanno un'ipoteca è una cosa inaccettabile per l'interesse di una comunità che non è solo quella di Montecatini ma è quella della Toscana tutta. Dall'altra parte la possibilità in questo modo di poter raggiungere un accordo con i creditori in grado appunto di chiudere questa pagina e di poter riportare in bonus la società per lavorare al suo definitivo rilancio. Sulla gestione stiamo lavorando come Regione Toscana, il convenzionamento sulla riabilitazione, la razionalizzazione dei costi. Credo che la strada sia quella giusta, ma va percorsa con determinazione e con coraggio.